I rischi nell'avanzamento del batterio è l'identificazione di un nuovo ceppo che aggredisce altre specie di arbusti oltre l'olivo. Questi i temi al centro della tavola rotonda sulla Xylella fastidiosa, organizzato presso il centro polivalente in Contrada Popoleto ad Alberobello. Fortunatamente si registra un significativo rallentamento dell'ulteriore diffusione dell'epidemia, che a questo punto, in questo momento è stazionario più o meno sulla linea che va da Polignano fino a Putignano, per intenderci. Si è parlato di buone pratiche agronomiche da mettere in atto e delle nuove misure di contenimento, alla luce del ritrovamento di ulivi infetti anche in Valle d'Itria e nelle zone della Murgia e del Sud Barese. Teniamo conto che sul territorio sono già attivi, operativi dei ricercatori, dei tecnici che stanno valutando lo stadio di sviluppo dell'insetto, parliamo del Phoenix submarius in particolare. La xylella rappresenta ancora un problema e quindi noi, come comune anche interessato dal problema, vogliamo cercare di dare delle risposte. Lo facciamo con degli organi ufficiali di calibro nazionale, dal CNR, dall'assessorato alla Regione Puglia. Inutile dire, l'ulivo rappresenta un pezzo di storia della Puglia, anche di questo paese, di turismo, per cui in maniera trasversale tocchiamo agricoltura, ma allo stesso tempo l'economia. Sull'Ocrotondo non abbiamo grossi problemi quando viene individuato. Un ceppo affetto da xylella viene immediatamente, come lo prevede la Regione Puglia, viene automaticamente soppresso e quindi diciamo, non si è diffuso sul nostro territorio, come anche qui penso ad Alberobello.